credo che ritornare a Roma sia una bellissima occasione, perché Roma è una città stupenda, c'è una grande voglia di fare una tappa davvero speciale, tutta perfetta, e quindi insomma arrivare in una ai Fori Imperiali credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. E poi insomma Roma è la nostra capitale, sta rinascendo, rifiorendo, quindi insomma direi sicuramente sarà un bellissimo arrivo. Presidente, uno spot per tutta la nazione, ma la nazione si sta rinnamorando al ciclismo. Ma io credo che ci sia veramente una grande passione per il ciclismo, per il Giro d'Italia, per le grandi classiche. Io credo di sì, c'è veramente tanta gente, diciamo, non soltanto vede il Giro d'Italia o vede il Giro d'Italia passare per le strade, ma tanta gente pratica il ciclismo, perché c'è veramente un incremento notevolissimo di gente che va in bicicletta. Ma diciamo che sicuramente io credo che sia una destinazione assolutamente naturale per il Giro d'Italia, essendo la capitale, e quindi insomma io credo che, pur avendo avuto alcuni arrivi, diciamo, a Milano, che anche è stata tradizionale per il Giro d'Italia, però certamente Roma ha qualcosa di assolutamente speciale per quel che riguarda anche proprio la parte del setting straordinario, no? che evidentemente potrebbe far sì che Roma diventi una destinazione abituale. C'è un corridore, presidente, che aspetta in particolare di vedere quest'anno al Giro in azione? Beh, diciamo, da italiano sicuramente Ganna, mi aspetto che faccia delle cose ovviamente importanti, perché lui ha delle qualità notevolissime e credo che le farà vedere ancora. E poi vediamo, insomma, ci sono alcuni corridori importanti come Venepol, come Almeida, come Roglic, che è in grandissima forma e ha vinto la Tirreno Adriatico, quindi insomma direi che c'è l'imbarazzo della scelta.